simbolo della potenza dell'uomo. Una sfida corazzata alla natura. Non c'è nulla che tema. Colossale, maestosa e invincibile. Unica nel suo genere. Ci mostra la via verso un'era di immensa prosperità. E non esiste forza al mondo che possa ostacolare il suo cammino. Titanic. Nella primavera del 1909, un enorme iceberg si staccò dal fiordo in prossimità della cittadina di Ilulissat, in Groenlandia. Era lungo circa 1 chilometro e aveva un peso approssimativo di 2,5 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo, il 31 marzo del 1909, a Belfast, in Irlanda, a più di 4.500 chilometri dalla Groenlandia, ebbe inizio la costruzione di una nuova enorme nave, lunga 269 metri e con una stazza lorda di 52.300 tonnellate. I suoi ideatori avevano deciso di chiamare questa meraviglia Titanic. All'epoca era il più grande oggetto in movimento mai creato dall'uomo. La sua lunghezza complessiva di 269 metri era pari a quella di 2 isolati londinesi. In verticale sarebbe stata alta 2 volte la grande piramide di Giza o la Basilica di San Pietro in Roma, 100 metri più alta della Cattedrale di Colonia e 20 metri più del Woolworth Building di New York. Con una larghezza massima di 30 metri, la sua altezza dalla chiglia alla cima dei fumaioli sfiorava i 53 metri. Il pescaggio medio era di oltre 10 metri, con un'opera morta pari a 14 piani di un edificio. Nella primavera del 1911, l'iceberg, lasciata la baia di Ilulissat per il mare aperto, catturato dalla corrente della Groenlandia occidentale, iniziò a navigare verso nord. Nella stessa primavera, il 31 maggio 1911, il Titanic venne solennemente varato. Per commemorare l'evento furono emesse speciali cartoline e souvenir e numerose celebrità e giornalisti del tempo vennero invitati, allettati da fiumi di champagne. Per lubrificare lo scalo sul quale il Titanic sarebbe dovuto scivolare nel fragore dei fuochi d'artificio, furono usate 23 tonnellate di olio e sapone liquido. Ma il varo del Titanic non rispettò le consuete tradizioni navali. Nessuna bottiglia di champagne fu lanciata contro la sua prua. I proprietari della società di navigazione consideravano quel rito una mera superstizione, retaggio del passato. La vendita dei biglietti per il Titanic ebbe inizio a Belfast e Southampton nell'inverno del 1912. Intanto l'iceberg, spinto dalla corrente, virava verso sud e iniziava ad andare alla deriva lungo le coste nord-occidentali del Canada a una velocità di 19 km al giorno. All'inizio della primavera aveva raggiunto l'isola di Terra Nova, dove il 99% degli iceberg provenienti dalla Groenlandia si arenano e si sciolgono. Il 3 aprile 1912 il Titanic giunse a Southampton. Il transatlantico e il suo equipaggio erano pronti a ripartire quando si presentò un ostacolo imprevisto, un evento abbastanza usuale nell'Inghilterra del tempo. I minatori iniziarono uno sciopero nazionale. Lo sciopero metteva a rischio la partenza del Titanic, che non aveva carbone a sufficienza per la traversata transoceanica. Fu allora che l'amministrazione della White Star Line prese la decisione che diede inizio a una lunga serie di incidenti, sfortunate coincidenze ed equivoci, che contribuirono al tragico destino della nave. La compagnia riuscì a convincere i capitani e i proprietari di altre navi a vendere loro, a costi maggiorati, tutto il carbone disponibile nei magazzini del porto.
Dopodiché ebbe luogo una sorta di reazione a catena. Molti viaggi furono annullati. Numerosi passeggeri restituirono i biglietti di altre navi, cercando di imbarcarsi sul Titanic, forse l'unica nave che avrebbe fatto meglio a restare in porto. All'inizio di aprile, l'iceberg superava le acque basse di Terranova, entrando nelle rotte dei transatlantici. Più o meno nello stesso periodo, il 10 aprile 1912, il Titanic iniziava solennemente il suo viaggio inaugurale. Avrebbe dovuto raggiungere New York in 7 giorni. Mercoledì 10 aprile. Qui è una vera Babele. Il noto giornalista William Stead era tra i passeggeri del Titanic, diretto negli Stati Uniti, per partecipare a una conferenza su invito personale del presidente americano William Taft. William Thomas Stead, 63 anni, passeggero di prima classe, cabina C87. Biglietto numero 113514. Giornalista, scrittore di saggi politici, socialmente impegnato, fu l'iniziatore di una crociata contro la prostituzione infantile. Fautore del motto «La pace attraverso il negoziato», si batté contro la seconda guerra boera. Sviluppò il progetto per gli Stati Uniti d'Europa, un secolo prima della creazione dell'Unione Europea. Padre fondatore del giornalismo investigativo, fu il primo a introdurre le interviste nella pratica giornalistica. Venne candidato al premio Nobel per la pace nel 1912. È stato divertente vedere all'imbarco dame dell'alta società, con capelli grandi come ruote di una carrozza, farsi strada tra gli emigranti, in fila per essere ispezionati dai medici, che sembravano vedere per la prima volta nella loro vita, cosa che potrebbe anche essere vera. E i loro bagagli. È davvero sorprendente che qualcuno abbia bisogno di così tante cose per vivere. Il Titanic poteva contenere 46.328 tonnellate di carico, compresi carbone e viveri. Secondo la classificazione in uso, il Titanic era considerato una nave da servizio postale. I compartimenti per la posta erano situati nella prua del transatlantico, dove erano immagazzinati più di 3.500 sacchi di posta, con circa 300.000 lettere e oggetti di vario tipo, da un'auto Renault a un ritratto autografato di Garibaldi, a una macchina per fare la marmellata della signora Edwina Trout. Aprile, ore 19. La distanza tra il Titanic e l'iceberg è di 3.500 chilometri. Giovedì 11 aprile, secondo giorno di viaggio. Ho conosciuto un giovane uomo molto interessante. Richard Morton. Piacere, io sono William Stead. Ah sì, so bene chi è lei. Leggo spesso i suoi articoli, li trovo molto interessanti. Richard Morton, o come dicono gli americani, Dick Morton. Povero ragazzo. Con sua moglie Florence aveva lasciato Boston, sperando di intraprendere una carriera scientifica nel vecchio mondo. Dick aveva sognato di poter insegnare nel Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università di Oxford e sua moglie di far parte dell'alta società britannica. Ma ora stanno facendo ritorno a casa senza aver concluso niente. Sono riusciti a stento a trovare il denaro per i biglietti di seconda classe. Viaggiare attraverso l'oceano è sempre stato costoso, specialmente a bordo di una nave come il Titanic. Tuttavia, i biglietti di terza classe erano abbordabili persino per normali lavoratori.
Erano migliaia gli indigenti che fornivano straordinari profitti alle compagnie di navigazione. Il biglietto più economico di terza classe costava 2 sterline, pari a 2 settimane di salario di un operaio. Sempre in terza classe, il biglietto più costoso per una cabina a 4 letti con tutte le comodità costava 6 sterline, 342 dollari statunitensi di oggi. I biglietti di seconda classe costavano dalle 10 alle 40 sterline, pari a 2200 degli odierni dollari statunitensi. Un biglietto di prima classe costava 26 sterline per una cabina e 512 sterline per una suite, circa 28.000 dollari statunitensi di oggi. Aprile. La distanza tra l'iceberg e il Titanic è di 3.200 chilometri. Studiare i compagni di viaggio è un'attività altamente consigliabile. Sono tutti maestri di vita, signori del mondo. Tra i passeggeri di prima classe vi erano John Jacob Astor IV, grande industriale e fondatore degli hotel Astoria, con la sua giovane moglie Madeleine. Isidor Strauss, coproprietario della catena di grandi magazzini Macy's, e la moglie Ida. Benjamin Guggenheim, milionario e playboy. Lady Lucy Duff Gordon, titolare della Maison Lucille, prestigiosa casa di moda londinese. Il maggiore Archibald Willingham Butt, consulente militare del presidente degli Stati Uniti. Washington Roebling II, presidente della società che aveva costruito il ponte di Brooklyn a New York, e altre opere. Insieme a loro vi sono svariati milionari che fingono di essere raffinati aristocratici inglesi. Fa eccezione forse solo la signora Brown di Denver. Margaret Molly Brown, 45 anni, figlia di immigrati irlandesi. Iniziò a lavorare in un negozio all'età di 18 anni, ma presto andò sposa a un minatore. Divenuta ricca quando il marito riuscì ad acquistare una miniera, Margaret si dedicò ad attività filantropiche, divenne attivista nel movimento per il diritto di voto alle donne e frequentò il Carnegie Institute. Dopo 23 anni di matrimonio, divorziò dal marito e iniziò a viaggiare per l'Europa. Sì, appare un tantino volgare e noiosa, ma se non altro non esibisce quelle continue smorfie. È preoccupata per suo nipote, la cui malattia la costringe a un frettoloso ritorno a Denver. Dettaglio interessante. Sua figlia, la madre del bimbo, ha preferito restare a Londra. Ma è questa l'elite della nostra obesa società, per amore della quale il transatlantico è stato trasformato in una autentica reggia galleggiante. Nel Titanic le cabine di prima classe erano situate non a poppa, come nelle altre navi, ma al centro. Qui il rumore del motore e il fastidioso rollio quasi non venivano avvertiti dai passeggeri. Le cabine di prima classe erano fornite di acqua e riscaldamento a vapore, di campanelli elettrici per chiamare gli steward. Come in un palazzo, le cabine avevano grandi finestre al posto degli oblò, caminetti invece di stufe. Nelle suite tutti gli arredi erano progettati dai migliori designer. Il servizio nel ristorante italiano, à la carte, nel caffè parisien e nella sala delle feste era gestito dalla società britannica Ritz-Carlton. Vi erano diverse sale per ascoltare musica, una fornita biblioteca e una sala lettura, un giardino d'inverno con piante esotiche, una palestra, un campo da tennis 9 metri per 6 con una tribuna per gli spettatori, come pure una piscina 10 metri per 5 e una serie di bagni turchi e toilette. Non mancava un ospedale ben attrezzato e dotato di sala operatoria. Parrucchieri con forniture e cosmetici di ogni genere erano disponibili per i passeggeri di tutte le classi. Gli appassionati di fotografia potevano sviluppare le pellicole e stampare le fotografie in una stanza adibita a tale scopo. Vi era anche una sala solo per valletti e cameriere e un compartimento riservato ai cani dei passeggeri di prima classe. Dopo pranzo ho incontrato i Morton. Wait a minute.
Il giovane Dick ha senza dubbio un vero talento per la matematica. Egli intende confutare la teoria di Laplace sulla prevedibilità di futuri eventi con una semplice equazione. In generale lo trovo una persona interessante, a differenza di sua moglie Florence. Sebbene, devo ammetterlo, sia davvero graziosa. Ella ne è consapevole e non disdegna le attenzioni maschili. L'ho vista flirtare sconsideratamente con un giovane telegrafista in presenza di Dick, che a pochi passi da lei stava osservando le attrezzature nella cabina radio. Le attrezzature radio del Titanic erano fornite dalla ditta Marconi. E non vi era nulla di strano in ciò. Il marchese Guglielmo Marconi, vincitore del premio Nobel per la fisica per la sua invenzione del telegrafo senza fili, era infatti in Europa il leader indiscusso nella radioingegneria. Tutte le grandi navi di linea erano dotate di trasmettitori dell'azienda Marconi. Ma il Titanic poteva vantare un'altra particolarità. Per la prima volta nella storia si poteva inviare un telegramma proprio dalla nave. E per l'epoca questo era un lusso senza precedenti. I marconisti Phillips e Bride sono giovanotti ben educati e molto gentili. E ovviamente si danno un po' di arie. Il signor Phillips si impegna nel lavoro e nelle conversazioni con il medesimo zelo. Come ho potuto constatare, scrive a una velocità media di 18 parole al minuto. John George Phillips, 26 anni, telegrafista. Lavorava in un ufficio postale con lo stesso ruolo dall'età di 15 anni. Dopo aver frequentato l'istituto della Marconi Company di Liverpool, si imbarcò come telegrafista sulle navi di linea Lusitania, Mauritania e Adriatic. Bene, ora questo per il signor Roger. Harold Sidney Bride, 22 anni, telegrafista. Iniziò a lavorare subito dopo il diploma. Più tardi entrò nello staff dei telegrafisti della Marconi Company a bordo delle navi Halford e Lusitania. Il compito principale dei telegrafisti del Titanic consisteva nell'essere a disposizione dei passeggeri di prima classe che continuavano incessantemente a inviare telegrammi. Di alla mamma che la contessa di Rothes è sulla nave con noi. Dillo anche a zia Elizabeth e zia Agatha. Aprile, ore 9:30. La distanza tra l'iceberg e il Titanic è di 2500 chilometri. Venerdì 12 aprile, terzo giorno di viaggio. Il tempo è magnifico. Ciò non di meno sono ancora preoccupato e mi fido sempre delle mie intuizioni. Quando ho esternato le mie paure ai Morton, Dick ha replicato: le premonizioni e tutte le altre faccende esoteriche sono totalmente prive di fondamento. L'uomo è padrone della sua vita e tutto dipende solo da lui. Florence ha cambiato espressione e ha detto: così parla il signor perdente, capace di tenere nelle sue mani null'altro che forchetta e coltello. Ed è andata via. Dick ovviamente era confuso. L'imbarazzante situazione si è risolta con il suono del gong dello steward che ci invitava a cambiarci d'abito per la cena. Sul Titanic venivano cucinati giornalmente dai 6.000 ai 10.000 pasti, molti dei quali di 4 portate. La cucina era attrezzata con 2 batterie di fornelli, le più grandi del mondo, con 19 forni ciascuna. Immagazzinati nelle celle frigorifere vi erano 34.000 kg di carne, 5.000 kg di pesce fresco, 35.000 uova, quasi 3 tonnellate di pomodori, 40 tonnellate di patate, 50 cassette di pompelmi, uva, limoni, 5 tonnellate di zucchero, vari tipi di formaggi, ostriche, asparagi, carciofi, oltre a una grande varietà di fiori freschi. Vi erano inoltre 45.000 tovaglioli con monogrammi e 50.500 asciugamani. Sono impressionato. Hanno persino i plaid per l'esdraio sul ponte.
non manca assolutamente nulla. A parte forse le scialuppe di salvataggio. Ne ho contate solamente 20. Non sono troppo poche. Una scialuppa poteva contenere fino a un massimo di 65 passeggeri. Sul Titanic erano presenti 2.200 persone, il che significa che sarebbero dovute esserci 60 scialuppe. Tuttavia, per la legge della Marina Mercantile Britannica, il numero di scialuppe doveva essere calcolato in base alla stazza della nave. La legge entrò in vigore nel 1894, quando le navi più grandi non superavano le 10.000 tonnellate di stazza, e il numero di scialuppe richiesto era soltanto di 20. Il Titanic superava di 4,5 volte la loro stazza. 20 scialuppe sarebbero state sufficienti a salvare solo la metà delle persone a bordo in quel momento. Inoltre, sul Titanic non erano mai state effettuate prove di ammaraggio delle scialuppe. E, stando alla lista dello staff, a nessun ufficiale era stata affidata la gestione delle operazioni in caso di naufragio. Cercai il signor Bruce Ismay. Chi altri, se non il direttore della società di navigazione, era da ritenersi responsabile della sicurezza dei passeggeri? Joseph Bruce Ismay, 50 anni, passeggero di prima classe, cabina B52/54/56, biglietto numero 112058, presidente e amministratore della società di navigazione White Star Line. Ismay si proponeva di attrarre sulle sue navi i passeggeri più facoltosi e con tale obiettivo, nel 1907, avviò la costruzione di navi da crociera di lusso con 50.000 tonnellate di stazza lorda, la prima delle quali fu il super transatlantico Olympic, seguito dal Titanic. Nel 1909 la sua società si fuse nella International Mercantile Marine Company e Ismay ne divenne il presidente. Il signor Ismay ha affermato con sicurezza che le scialuppe di salvataggio sul Titanic non sono che una mera formalità. Servono, a suo dire, solo per soccorrere eventuali naufraghi. All'epoca era impossibile anche solo immaginare circostanze nelle quali i passeggeri del Titanic avrebbero potuto aver bisogno delle scialuppe. La nave aveva fama di essere assolutamente inaffondabile. Il Titanic era costruito con acciaio di altissima qualità. I suoi ponti, le paratie, le fiancate, le ordinate erano estremamente robusti. Le sue fiancate erano ricoperte da lastre di acciaio spesse 4 cm, ben 2.000 per tutto lo scafo, unite da rivetti in ferro dolce, 3 file di rivetti per ogni giunzione, per un totale di 3 milioni di rivetti. Ma in caso di naufragio, la nave era provvista di un ulteriore sistema di protezione, un doppio fondo diviso in 16 compartimenti a tenuta stagna, con speciali paratie isolate mediante porte sigillate. Tali porte venivano solitamente lasciate aperte, ma potevano essere chiuse e sigillate in pochi secondi. Dopo un segnale dal ponte di comando, degli elettromagneti azionavano delle serrature a scatto e tutte e 12 le porte si abbassavano simultaneamente per riaprirsi una volta tolta la propulsione elettrica. Le paratie erano così robuste da essere in grado di sopportare una considerevole pressione in caso di rottura dello scafo. Secondo i calcoli dei progettisti, il Titanic sarebbe potuto restare a galla con 2, 3 o addirittura 4 dei primi 5 compartimenti di prua allagati. Era impossibile anche solo immaginare un disastro tale da aprire una falla in 5 compartimenti di prua. A me pare che tutti questi signori della White Star Line siano estremamente arroganti. Basta guardare il nome della nave, Titanic. Ma è forse sfuggito loro che i titani della mitologia greca, che avevano creduto di essere più potenti degli stessi dei, erano stati gettati negli oscuri abissi del Tartaro? Domani è l'onomastico di zia Rosemary. In Viale delle Rose, Amalia.
Avevo saputo dell'esistenza di una biblioteca a bordo e non ho resistito alla tentazione. Il primo libro su cui ho posato lo sguardo era intitolato Il naufragio del Titan. Il bibliotecario mi ha detto che il libro era di un marinaio che aveva improvvisamente abbandonato la nave senza dare spiegazioni prima della partenza. Futility, o Il naufragio del Titan, è un romanzo di fantascienza di Morgan Robertson che venne pubblicato nel 1898, assai prima del tragico viaggio. Titan era il nome di una grande nave la cui descrizione somiglia sorprendentemente al Titanic. Era la più grande, la più confortevole ed era inaffondabile. Perfino le principali caratteristiche tecniche delle due navi erano simili. L'immaginaria Titan affondò nel mezzo dell'Atlantico dopo aver colpito un iceberg. Credo non sia una coincidenza che questo libro mi sia capitato tra le mani. È stato un avvertimento, un segno del destino. Quel transatlantico immaginario non era riuscito a invertire la rotta in tempo a causa dell'alta velocità a cui procedeva. A quale velocità va il Titanic, mi chiedo? Nel 1912 la velocità media dei transatlantici era di 18 nodi, pari a 33 km orari. Il Titanic poteva raggiungere una velocità massima di 25 nodi, ovvero di 46 km orari, che eguagliava quella dei cacciatorpediniere più veloci del tempo. Sabato 13 aprile, quarto giorno di viaggio. Per prima cosa questa mattina ho parlato con il capitano, il signor Smith. Ricordo che era al comando dell'Olympic, la nave gemella del Titanic, sulla quale si aprì una falla durante la collisione con l'incrociatore Hook. Edward John Smith, 62 anni, comandante del Titanic e commodoro della White Star Line, aveva prestato servizio sui transatlantici Republic, Adriatic e Olympic. Partecipò alla Seconda Guerra Boera come comandante di una nave da carico. Ritenuto estremamente competente, in tempo di pace fu al comando delle navi più sicure. Il suo salario nella compagnia era incredibilmente elevato, 1250 sterline l'anno, più un bonus di 200 sterline in caso di viaggio senza problemi. Il signor Smith mi ha assicurato che il Titanic procede a una velocità di 22 nodi, al di sotto della sua velocità massima, con due caldaie ancora inutilizzate. Non intende ridurre la velocità, altrimenti il Titanic arriverebbe in ritardo al porto di New York. Ho scoperto che il comandante ha scelto una rotta un po' più lunga di quella solita, ma più sicura. All'epoca esistevano solo due rotte per i transatlantici. Nella prima, quella breve o settentrionale, le navi viravano verso New York in prossimità dell'isola di Terranova, accorciando la rotta di circa 300 chilometri. Nell'altra, la rotta lunga o meridionale, la virata veniva effettuata più a sud per evitare i banchi di ghiaccio. L'inverno del 1912 fu eccezionalmente mite, di conseguenza erano previsti molti più iceberg del solito. Il capitano Smith calcolò una rotta speciale per il Titanic, ancora più a sud della rotta meridionale, per avere l'assoluta certezza di evitare gli iceberg. Non si può restare dentro con questo tempo strepitoso. Il sole che tramonta all'orizzonte e il vento da ovest sono esaltanti. Ogni momento dovrebbe essere ricordato per sempre. Florence Morton stava passeggiando sul ponte da sola quando mi ha notato. Non potevo non rivolgerle la parola. Dopo 5 minuti mi è venuto un sospetto, che dopo 10 minuti si è rivelato esatto. La signora Morton stava palesemente flirtando con me. Con me che avrei potuto essere suo padre. Voleva forse ingelosire suo marito? Ma Dick non era neppure nei paraggi. Mi sentivo molto a disagio. Un vecchio raggrinzito vicino a una giovane e affascinante signora. Tuttavia il suo cinguettio poteva rivelarmi qualcosa di utile. Vi sono delle percezioni extrasensoriali, un intuito, infatti, che in molte signore sostituiscono l'intelletto. Florence improvvisamente ha chiesto: «I marinai non dovrebbero avere un binocolo? Io li ho sempre immaginati col binocolo». Sono rimasto di stucco. Aveva assolutamente ragione.
Ho lasciato Florence a riposare su una sdraio sul ponte e mi sono diretto dal comandante. Durante il percorso ho incontrato il signor Lightoller. Il signor Lightoller avrebbe dovuto essere il primo ufficiale nel viaggio inaugurale del Titanic. Tuttavia, poco prima di salpare, il capitano John Smith effettuò un rimaneggiamento dello staff. Smith, che in precedenza era stato al comando dell'Olympic, portò con sé il suo ufficiale capo, Henry Wilde. Ciò comportò che all'ufficiale capo designato, William Murdoch, fu assegnato il ruolo di primo ufficiale che era di Charles Lightoller, il quale a sua volta divenne secondo ufficiale al posto di David Blair, e Blair, con suo grande rammarico, dovette lasciare il Titanic. Tre giorni più tardi, quando il Titanic era già in pieno oceano, Blair si accorse di avere in tasca la chiave della cassaforte, nella quale a bordo venivano custoditi i binocoli. 95 anni più tardi, quella chiave sarebbe stata venduta all'asta per 90.000 sterline, cioè 180.000 dollari americani. 14 aprile, ore 8:45. La distanza tra l'iceberg e il Titanic è di 900 chilometri. Domenica 14 aprile. Il tempo è sereno, ma la mia anima no. Facevo la mia solita passeggiata mattutina quando sono incappato nell'irrequieta signora Morton. Mi è venuto alla mente l'assedio di Sebastopoli. Che cosa vuole da me? Da qualche parte il dottor Freud ha scritto che alcune giovani donne preferiscono gli uomini maturi. Mamma, vediamoci a New York il 17. Intendo lasciare Richard. Florence. Olivia vorrebbe in regalo un Cocker Spaniel. Non fare confusione, Bertie. Un'allerta ghiaccio arrivò ai telegrafisti del Titanic dalla motonave Caronia. Era Phillips a ricevere e inviare telegrammi in quel momento. Messaggio per il capitano. Allerta ghiaccio. Avvistati banchi di ghiaccio a 42 gradi latitudine nord, 49 gradi e 51 primi longitudine ovest. Caronia. Un'allerta ghiaccio, capitano. Ricevuta l'allerta, il comandante decise di ignorarla. I banchi di ghiaccio sono normali a tali latitudini. I viaggi transoceanici effettuati tra il 1892 e il 1912 ammontano a oltre 32.000. E solo un'unica nave si scontrò con un iceberg in questo arco di tempo, ma non vi furono vittime. Messaggio per il capitano, allerta ghiaccio. Abbiamo incontrato iceberg e banchi di ghiaccio a 41 gradi e 51 primi latitudine nord, 49 gradi latitudine ovest. Baltic. Dopo aver letto questo secondo messaggio, il comandante diede ordine di controllare attentamente la rotta e andò a pranzo. Messaggio dal piroscafo America all'ufficio idrografico. America ha incontrato due grandi iceberg a 41 gradi e 27 primi latitudine nord, 50 gradi e 83 primi longitudine ovest, il 14 aprile. Ho deciso di vedere gli alloggi dei passeggeri di terza classe. Con mio sommo sconforto, ho scoperto che costoro non hanno un accesso diretto al ponte. È un'autentica vergogna. Le cabine di terza classe erano separate da quelle di prima e di seconda classe da cancelli collocati in diverse aree della nave, come imponeva la legge statunitense sull'immigrazione, per prevenire eventuali diffusioni di malattie infettive. Messaggio per il capitano. Allerta ghiaccio. Avvistati iceberg a 42 gradi e 3 primi latitudine nord, 49 gradi e 9 primi longitudine ovest. California. Scommetti su Airy Joe nella seconda corsa e su Nan the Beauty nella terza.
Sentite congratulazioni a Lady Chafner e al signor Rochester, Ida e Isidor Strauss. In serata il tempo è bruscamente mutato, ma il ponte superiore era ancora pieno di gente. Secondo la signora Margaret Brown erano ancora tutti là perché cercavano di stimolare l'appetito per la cena della festa. Mi ero completamente dimenticato che era Pasqua. 14 aprile, ore 21:40. La distanza tra l'iceberg e il Titanic è di 84 chilometri. Mesaba a Titanic. Situazione ghiaccio in latitudine 42 gradi nord, 41 gradi e 25 primi nord. Longitudine 49 gradi a 50 gradi ovest e 30 primi ovest. Avvistati iceberg e un campo di ghiaccio. Visibilità buona. Ho incontrato Florence Morton sul ponte di prima classe. Era così triste e sola che ho pensato di invitarla alla cena di Pasqua. Si è illuminata, come se le avessi fatto una proposta di matrimonio. La presenza di Florence ha suscitato non poco scompiglio in sala. Il suo abbigliamento un po' vistoso è stato apprezzato da tutti i signori presenti, tra il disappunto delle signore. Certo, per la fine della cena ero stato soppiantato da cavalieri molto più giovani di me. È sconfortante, ma è un fatto. Florence aveva flirtato con me solo per entrare nel salone di prima classe. Al signor Guggenheim, titolo sceso a 74. Vendiamo o aspettiamo? Stanley Lord, comandante del Californian, uomo di mare esperto, decise di non correre rischi attraversando i banchi di ghiaccio di notte. La Californian si fermò nei pressi di un campo di ghiaccio. A bordo del Californian tutti riposano tranne l'ufficiale di guardia. Per precauzione, il comandante ha dato ordini al telegrafista Evans di inviare una seconda allerta ghiaccio. Californian a Titanic. Salve ragazzi, ci siamo fermati per il ghiaccio. Le coordinate... Smettila, devo contattare Cape Race. Lascia libera la linea. L'ultimo e più importante degli allerta ghiaccio venne così ignorato. Il telegrafista del Titanic era impegnato a inviare messaggi privati, circa 250 quella sera. Notizie sulla salute dei passeggeri, di futuri appuntamenti e impegni, messaggi di congratulazioni giungevano a Cape Race, sull'isola di Terranova, dal transatlantico. Nelle cabine e nelle sale del Titanic regnavano divertimento e relax. Sul ponte non aleggiava un soffio di vento. La nave più grande del mondo solcava l'Atlantico in una tranquilla notte di primavera. La notte del 14 aprile del 1912 era silenziosa e senza luna su a nord nell'Oceano Atlantico. La temperatura dell'aria era di 0 gradi, la temperatura dell'acqua di 0,56. Una calma perfetta. È una notte eccezionalmente calma, senza neanche un alito di vento. Nessuno vuole dormire, quindi ci dedichiamo a lunghe passeggiate. Dal ponte riesco a vedere l'ufficiale di guardia. Nella piattaforma sull'albero della nave, a 29 metri sul livello dell'acqua, due vedette scrutavano il mare. Persino in una notte senza luna sarebbero stati in grado di avvistare un ostacolo a una distanza di 3 miglia, meno di 6 chilometri, ma solo se provvisti di binocolo. 14 aprile, ore 23:38. La distanza tra l'iceberg e il Titanic è di 900 metri. Il marinaio di vedetta, Frederick Flint, avvistò a prua una massa scura di circa 30 metri di altezza a 650 metri di distanza.
Due settimane prima, questo iceberg trasportato dalla corrente del Labrador aveva iniziato a sciogliersi e a girare su se stesso, e ora la sua superficie, diventata lucida, rifletteva il buio della notte. Per questo motivo fu quasi impossibile vederlo anche da una distanza ravvicinata. Il marinaio di vedetta Fleet suonò la campana 3 volte, che significava iceberg a prua. Il segnale venne ricevuto dal primo ufficiale William Murdoch. Murdoch ordinò all'istante: tutto a dritta! Nella speranza di evitare l'iceberg sulla sinistra. E subito dopo: fermate il motore! Indietro tutta! Per evitare che la nave colpisse l'iceberg con la poppa, subito dopo diede un altro ordine: tutto a babordo! Ma la nave era troppo grande per effettuare velocemente tale manovra. Non appena l'elica si fermò, la velocità della virata diminuì. La distanza inerziale del Titanic era di circa 650 metri, la stessa del momento esatto, appena pochi minuti prima, in cui il marinaio di vedetta Frederick Fleet aveva avvistato l'iceberg. La parte sommersa dell'iceberg aprì uno squarcio di 90 metri a dritta sullo scafo del Titanic. Fu così che, alle 23:40 di quel 14 aprile, lo squarcio sotto la linea di galleggiamento del colossale transatlantico mise fine alla lunga catena di fatali errori, coincidenze, incomprensioni e ambizioni umane. Tutto questo si sarebbe forse potuto evitare se il comandante non avesse rimaneggiato lo staff subito prima della partenza e David Blair non si fosse dimenticato di restituire la chiave della cassaforte. Il marinaio di vedetta avrebbe avuto il binocolo e avrebbe potuto avvistare prima l'iceberg. Se il telegrafista Phillips non fosse stato impegnato a inviare telegrammi personali, non avrebbe sottovalutato l'allerta della Californian con le coordinate precise della zona a rischio. Se il comandante Smith avesse ridotto la velocità, il Titanic avrebbe avuto il tempo di effettuare la manovra. Se l'iceberg non avesse ruotato poco prima della collisione, il suo scintillio sarebbe stato visibile a 1 miglio di distanza. Se non ci fosse stata calma piatta, l'iceberg sarebbe stato localizzato grazie all'infrangersi delle onde su di esso. Se quella notte ci fosse stata la luna, la vedetta avrebbe potuto avvistare con 15 secondi di anticipo anche un iceberg scuro. Se il primo ufficiale Murdoch non avesse ordinato di fermare il motore, la nave avrebbe potuto virare di qualche grado in più. E il Titanic avrebbe potuto continuare il suo viaggio sano e salvo.
Nord Atlantico, 14 aprile 1912. È una notte eccezionalmente tranquilla. L'oceano immobile sembra uno specchio nero. Nessuno a bordo ha voglia di dormire. Il marinaio di vedetta Frederick Fleet avvistò a prua un'enorme massa scura alta 30 metri, a 650 metri di distanza. Fleet suonò tre volte la campana, che significava ostacolo a prua, e comunicò al punto di comando iceberg a prua. Era di guardia il primo ufficiale William Murdoch, il quale dà l'ordine. Tutto a dritta! Nella speranza di evitare l'iceberg a sinistra. E subito dopo. Fermate il motore! Indietro tutta! Per evitare che la nave potesse colpire l'iceberg con la poppa, subito dopo ordinò tutto a babordo. Tutto a babordo! Ma la nave era troppo grande per effettuare velocemente la manovra. Era circa mezzanotte ed eravamo ancora nella sala fumatori quando la nave ha rallentato. Il signor Guggenheim ha mandato uno steward a scoprire cosa stesse accadendo. Al ritorno lo steward ha detto: niente di grave, signore, abbiamo solo sfiorato un iceberg. Aprile 1912, ore 23:40. Nord Atlantico. Latitudine 41 gradi nord, longitudine 50 gradi ovest. La nave più grande e più sicura del mondo, dal pretenzioso nome di Titanic, urta un iceberg di 272.000 tonnellate mentre procede alla velocità di 22 nodi. La parte sommersa dell'iceberg apre uno squarcio di 90 metri a dritta nello scafo del Titanic. Nella collisione, lo scafo del transatlantico subisce una pressione di 2,5 tonnellate per centimetro quadrato. L'acciaio, spesso e ben temperato, resiste, a differenza dei rivetti in ferro che tengono insieme le giunture. I rivetti, sorprendentemente, contengono un eccesso di scorie di fusione, le quali hanno formato all'interno della struttura del ferro delle microcellule che provocano la rottura dei rivetti al momento della collisione. Le giunture si aprono e l'acqua si riversa all'interno. A quel punto il primo ufficiale Murdoch aziona il comando elettrico delle paratie stagne, che iniziano a chiudersi e a sigillarsi una dopo l'altra. Nei ponti superiori non si avverte quasi nulla. L'attenzione di alcuni steward, che stanno preparando gli aperitivi per i passeggeri di prima classe, viene attratta dall'insolito tintinnio delle stoviglie. Nelle cucine cade a terra un vassoio con alcuni panini appena sfornati. Poi siamo usciti sul ponte di coperta. Era cosparso di pezzi di ghiaccio. Alcuni ragazzi ci stavano giocando. La colossale sagoma dell'iceberg stava scomparendo nel buio dietro la poppa della nave. Nessuno dei passeggeri sembrava rendersi conto della situazione. Ore 23:42. Il comandante John Smith si precipita sul ponte. Gli viene riferito che l'acqua ha allagato i locali delle caldaie e che il suo livello cresce rapidamente. Il comandante manda a chiamare Thomas Andrews per consultarsi con lui. Thomas Andrews Jr., 39 anni, architetto progettista responsabile dei transatlantici Olympic e Titanic. Aveva iniziato come apprendista nell'ufficio di progettazione del cantiere navale di cui lo zio, William James Peary, era comproprietario.
Dopo 12 anni, nel 1907, diventa responsabile della costruzione e capo esecutivo dei cantieri navali Harlan & Wolff. Partecipò al viaggio inaugurale del Titanic come rappresentante del gruppo di garanzia insieme ad altri collaboratori. Malgrado la calma apparente sul ponte, una profonda inquietudine aleggiava nell'aria. Mi sono imbattuto in Dick Morton. Era quasi irriconoscibile. Ho pensato che potesse sapere qualcosa della collisione. Invece no, Dick non aveva visto niente. Era disperato perché la sua adorata moglie, quella civetta di Florence, aveva deciso di divorziare. Niente di più. Ore 23:52. Il comandante Smith e il progettista Andrews vengono a sapere che il livello dell'acqua ha raggiunto i 4 metri e mezzo in 10 minuti e che 5 compartimenti in una sola volta sono stati allagati. Nel sistema anti-allagamento del Titanic non era previsto un evento del genere. Secondo i calcoli dei progettisti, il Titanic sarebbe dovuto restare a galla anche se 2, 3 o perfino 4 dei primi 5 compartimenti di prua si fossero allagati. Ma siccome le giunture lungo la fiancata aprirono una falla di 90 metri, 5 compartimenti nello stesso momento imbarcarono acqua. I compartimenti non erano a tenuta stagna nella parte superiore, perciò l'acqua tracimò da un compartimento all'altro. L'equipaggio cercò di pomparla fuori, ma la velocità con cui essa entrava nelle stive era 10 volte superiore a quella di pompaggio. Il transatlantico sarebbe potuto restare a galla solo per altre 2 ore. A 00:14, il comandante Smith si recò di persona in sala radio e ordinò di inviare un segnale di soccorso. Il telegrafista Phillips iniziò a trasmettere CQD-MGY Titanic, 41 gradi 46 primi nord, 50 gradi 24 primi ovest. Delle 52 navi che nella notte tra il 14 e il 15 aprile attraversarono l'Atlantico, solo alcune erano dotate di radiotrasmettitori. Tra le navi equipaggiate con radiotelegrafo, le più vicine al Titanic che affondava erano il piroscafo britannico Californian, il Carpazia, il piroscafo canadese Mount Temple, il piroscafo francese La Provence, il transatlantico tedesco Frankfurt, la nave giapponese Ipiranga e la russa Birma. A 00:18 arrivò la risposta del Frankfurt. Ok, attendete. A 00:19 iniziarono ad arrivare le conferme dalle altre navi che avevano ricevuto il radiogramma. Dal Mount Temple, dal transatlantico Virginia e dalla nave da carico Birma. La stazione radio di Cape Race sull'isola di Terranova rispose: segnale ricevuto e inoltrato al continente. Il giovane radioamatore David Sarnoff, sul tetto dei magazzini Wanamaker di New York, ricevette alcuni deboli segnali dal Titanic e li inoltrò. La notte si riempì immediatamente di cariche elettriche. Ma nel frattempo, la nave più famosa del mondo si stava tragicamente e lentamente inabissando. Ero ancora sul ponte. Cercavo di capire cosa stesse succedendo. Mi hanno raggiunto il signor Guggenheim e il maggiore Archibald. Uno steward ci ha fornito il whisky che avevamo chiesto e anche dei giubbotti di salvataggio che non avevamo chiesto. Ci ha spiegato che il comandante aveva ordinato di evacuare la nave, ma che al momento non c'erano ragioni di preoccuparsi, era solo una precauzione. Le tre navi più vicine al Titanic erano il Carpazia a 93 km, il Californian a 32 km e la goletta da pesca Samson a 27 km. Ma nessuna di esse rispose alla richiesta di aiuto del Titanic.
Il telegrafista del Carpazia si era appena recato sul ponte. Il Samson non era dotato di stazione radio e il telegrafista del Californian, bloccato dagli iceberg, era andato a dormire dopo aver inviato l'allerta ghiaccio diverse ore prima. Mancavano un'ora e 55 minuti all'affondamento completo del Titanic. Malgrado l'ordine del comandante di evacuare la nave, nessuno è voluto salire sulle scialuppe per molto tempo. Molte signore hanno detto che sul ponte era troppo umido, perciò sono tornate nel salone. Sentii qualcuno protestare dicendo: perché tutte queste formalità? Torneremo presto in ogni caso. Non è meglio passare questo tempo al caldo e comodi? A mezzanotte e 30, Jack Phillips ricevette una risposta dal Carpazia. Il Carpazia ha ricevuto il segnale di richiesta di soccorso. Arriviamo a tutta velocità, saremo lì tra 4 ore. Il Carpazia era un transatlantico di dimensioni medie della Cunard Line. Era partito da New York l'11 aprile, diretto prima a Gibilterra e poi a Genova, Napoli e Trieste. Quando ricevette la richiesta di soccorso dal Titanic, Arthur Rostron, il comandante del Carpazia, non ebbe alcuna esitazione. Arthur Henry Rostron, 43 anni, comandante britannico della Cunard Line. Malgrado 27 anni di esperienza in mare, ricopriva la carica di comandante soltanto da 2 anni ed era da soli 3 mesi alla guida del Carpazia. In seguito gli furono conferite la medaglia d'oro del Congresso e, dopo la Prima Guerra Mondiale, il titolo di comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico. Nel 1931 divenne commodoro della flotta Cunard. Il comandante Rostron diede l'ordine di invertire la rotta della nave e di correre in soccorso del Titanic. Per aumentare la velocità, fece spegnere l'impianto di riscaldamento e acqua calda. In tal modo il Carpazia riuscì a raggiungere una velocità record di 17 nodi, quando la sua velocità massima era di 14. Contemporaneamente a bordo si svolgevano i preparativi per le operazioni di salvataggio. Nelle cucine venivano preparati litri di brodo e di caffè. Gli steward recuperavano vestiti caldi, coperte, bottiglie di whisky e di brandy da tutta la nave e i marinai preparavano le scialuppe e le scale. A mezzanotte e mezza era chiaro che il Titanic si stesse inclinando in avanti e l'acqua aveva già raggiunto il ponte di prua. L'evacuazione procedeva con incredibile lentezza. Le donne e i bambini sono stati i primi a venire imbarcati sulle scialuppe, ma c'è stato bisogno di convincerle a lungo, perché non volevano separarsi dai loro mariti e padri. Il signor John Astor ha avuto considerevoli difficoltà a convincere la sua giovane moglie Madeleine a salire sulla scialuppa. Gli era accanto il giovane signor Carter, 10 anni, che voleva ostinatamente imbarcarsi con le donne e i bambini. Il signor Astor gli ha messo in testa un cappello da donna. Non ho idea di dove lo avesse preso, dicendogli: ecco, adesso siete una ragazza e potete salire sulla scialuppa. Il ragazzo, rimasto senza parole, ha obbedito. Le luci di una nave a 16,24 km di distanza erano ben visibili dal ponte di comando del Titanic. Ma perché non rispose alla richiesta di soccorso? Forse non aveva a bordo una radio. Per ordine del comandante, a mezzanotte e 40 minuti vennero lanciati alcuni razzi di segnalazione. Il peschereccio norvegese Samson quella notte stava pescando illegalmente. Il comandante del Samson vide i razzi di segnalazione lanciati da una grande nave, ma ritenne che fossero segnali della guardia costiera e decise di allontanarsi il più rapidamente possibile per evitare guai. I razzi erano bianchi. I razzi di segnalazione possono essere bianchi o rossi. Il loro uso è rigidamente regolato dalla Convenzione Marittima. I razzi a luce bianca sono usati come segnale di avvertimento, quelli a luce rossa come segnale di emergenza, di richiesta di aiuto. Ma per qualche ragione, il Titanic era privo di razzi rossi. I razzi bianchi vennero avvistati anche dal Californian. Herbert Stone, secondo ufficiale di guardia quella sera, li scambiò per fuochi di artificio. Ho incontrato il signor Guggenheim all'ingresso della sala fumatori.
Uscendo mi ha detto, concitato, che la situazione era molto grave, che stavano affondando, che il numero delle scialuppe era insufficiente per salvare tutti e che i soccorsi non sarebbero mai arrivati in tempo. Poi è andato via. In quel momento ho pensato che quei signori americani mancavano di una buona dose di autocontrollo. Al telegrafista Bride venne l'idea di trasmettere, invece del segnale usato abitualmente, il nuovo SOS. Probabilmente non ci capiterà più di trasmettere questo segnale, disse al suo collega per convincerlo. Perciò Phillips cambiò segnale e fu proprio dal Titanic che a mezzanotte e 45 di quella fatidica notte venne inviato per la prima volta nella storia il segnale SOS. Tre punti, tre linee, tre punti. SOS è la sequenza di tre lettere adatte ad essere trasmesse in codice Morse e non un acronimo. Gli acronimi a cui venne associato, del tipo Save Our Ship, salvate la nostra nave, Save Our Souls, salvate le nostre anime, Swim or Sink, buttarsi o affogare, Stop Other Signals, sospendete altri segnali, furono soltanto successive interpretazioni popolari. Solo poche persone sul ponte superiore avevano capito che la nave stesse affondando. La gran parte dei passeggeri, certa di far ritorno nelle proprie accoglienti cabine, chiese agli steward di preparare del tè caldo. Per evitare il panico, neppure l'equipaggio era stato messo al corrente della gravità della situazione. Per tutti erano solo prove di evacuazione. Tuttavia, cinque ponti più in basso, i passeggeri di terza classe avevano già intuito di essere condannati. Nessuno sarebbe potuto fuggire dal labirinto dei corridoi allagati. Tutte le cancellate che conducevano al ponte con le scialuppe erano chiuse a chiave. Intanto, molte delle scialuppe stavano lasciando la nave con diversi posti vuoti. La scialuppa numero 7, calata in acqua sul lato di dritta a mezzanotte e 45, aveva 28 posti occupati su 65. La scialuppa numero 6, calata a babordo, cioè a sinistra, aveva 24 posti occupati su 65. La numero 5, sul lato di dritta, 41 posti occupati su 65. La numero 3, calata a sinistra, 33 posti occupati su 65. La scialuppa numero 1, a dritta, 12 posti occupati su 65. Rimanevano a bordo della nave 15 scialuppe e oltre 2.000 persone. Ore 1 della notte, un'ora e 20 minuti prima del completo affondamento del Titanic. Ho visto la signora Brown aiutare i passeggeri a salire sulle scialuppe, cercando perfino di scherzare e di ridere, come al solito. Ma ha rifiutato di salirvi ella stessa, dicendo: «Se anche accadesse il peggio, sopravviverò. Sono inaffondabile, non credete?» Ma poi è stata quasi costretta a salire su una scialuppa. Ho sentito le sue grida, piene di indignazione. Ore 1 e 15 della notte. La scritta Titanic sulla prua della nave scompare alla vista. I compartimenti a tenuta stagna imbarcavano 5 tonnellate di acqua al secondo. La nave si inclinò sempre più pesantemente a prua. Se in quel momento fosse stato possibile allagare due compartimenti a poppa, la nave sarebbe stata riportata in equilibrio. Sarebbe bastato creare un bilanciamento aprendo le paratie stagne per consentire all'acqua di defluire nei compartimenti di poppa. Ma nel progetto dell'inaffondabile Titanic non era stato previsto un sistema di controallagamento. L'orchestra stava ancora suonando, ma nessuno la ascoltava. C'erano persone con il salvagente che correvano da una parte all'altra della nave. Quando mi imbattei nei Morton, Florence sembrava paralizzata dal terrore. Anche Dick non sembrava in grado di ragionare. Ero già a conoscenza del fatto che a dritta, dove le operazioni di imbarco erano sotto il controllo del signor Lightoller, solo alle donne e ai bambini era concesso di salire sulle scialuppe. Così trascinai i Morton sul lato opposto, dove a dirigere le operazioni c'era il signor Murdoch.
William McMaster Murdoch, 39 anni, primo ufficiale. Dal 1900 prestava servizio sulle grandi navi da crociera della White Star Line. Nel 1903 aveva salvato il transatlantico Arabica da una collisione, correggendone personalmente la rotta. Era l'ufficiale di guardia la notte del 14 aprile, quando cercò con la sua esperienza di evitare la collisione del Titanic con l'iceberg. Il prossimo! Piano, non accalcatevi! La regola a cui Murdoch si attenne scrupolosamente durante l'imbarco sulle scialuppe era: prima le donne e i bambini, poi gli uomini, se restano posti disponibili. In seguito venne appurato che il 75% dei sopravvissuti era stato fatto evacuare sul lato di sinistra sotto la guida di Murdoch. Ore 1:30 di notte, il ponte di prua è già invaso dall'acqua. Gli addetti alle gru di ammaraggio accelerano le operazioni. I passeggeri sono nel panico. Il quinto ufficiale, Harold Lowe, lancia in aria un razzo di segnalazione. Gli ufficiali e i marinai non avevano già quasi più il controllo della folla. Mi ha colpito molto Dick Morton. Si è tolto il cappotto, lo ha avvolto attorno a Florence. L'ha sollevata, letteralmente, lanciandola quasi nella scialuppa. Dick, ha gridato Florence. Dick, e tu? Non preoccuparti, le ha risposto Dick. Ricordati di tenere le mani in tasca, fa molto freddo. E si è messo ad aiutare gli altri. Ha tenuto a bada la folla, ha preso in braccio i bambini e confortato le donne. Florence continuava a cercare con lo sguardo il marito, l'uomo che fino a poche ore prima chiamava signor perdente. Lo ammetto, mi sono sentito fiero del signor Richard Morton, come se fosse stato mio figlio. Ore 1:35 di notte. Regna il panico più totale. Approfittando della confusione, Joseph Bruce Ismay, amministratore della White Star Line, riesce a salire su un canotto. In seguito, Ismay si rammaricò di essersi infilato furtivamente nel canotto e di essersi salvato. Il magnate della stampa William Randolph Hearst, suo nemico da sempre, diede il via a una dura campagna denigratoria nei suoi confronti. Ismay venne accusato di codardia, di aver pensato solo a se stesso, a discapito di tante altre nobili vite. Dick ed io eravamo appena riusciti ad allontanarci dalla folla quando abbiamo scorto sulle sdraio del ponte un'anziana coppia. Erano il signore e la signora Strauss, dei milionari statunitensi. Ida Strauss si era rifiutata di salire sulla scialuppa e aveva ceduto il suo posto alla sua cameriera. Ha preferito restare con suo marito. Ho sentito che diceva: mio marito ed io siamo vissuti insieme per 40 anni, perciò insieme moriremo. Subito il signor Guggenheim, che sospettavo essere un codardo, si è avvicinato a noi. Sono venuto a sapere che dopo aver messo la sua amante, Madame Aubard, con relativa cameriera su una scialuppa, è andato a cambiarsi d'abito. Ho deciso di andare incontro al mio destino da gentiluomo, ha spiegato. Sì, questa notte è davvero piena di incredibili sorprese. Ore 1:45 di notte. Viene calata l'ultima scialuppa. A bordo del Titanic restano ancora 1.500 persone. I telegrafisti Bride e Phillips continuavano ad inviare richieste di aiuto. Alla fine i passeggeri di terza classe, fino ad allora bloccati nelle viscere della nave, si riversarono sul ponte superiore solo per rendersi conto che non vi erano più scialuppe di salvataggio. Mancavano 35 minuti al completo affondamento del Titanic. Ho detto addio a Dick Morton e lasciandolo gli ho dato alcuni consigli su come sopravvivere. Se è davvero sicuro che l'uomo sia padrone della sua vita, perché allora non dovrebbe provare a salvarsi? Metterò qui per iscritto questi consigli.
nel caso il mio diario venga recuperato. Perciò, se siete su una nave che affonda nell'Atlantico del Nord con una temperatura esterna di circa 0 gradi e avete bisogno di resistere il più a lungo possibile, per prima cosa vi consiglio di bere qualche sorso di rum o di whisky. Vi aiuterà a conservare il calore un po' più a lungo. Secondo, mettete il salvagente al di sotto del cappotto e non al di sopra. Terzo, nuotate il più lontano possibile dalla nave che affonda per evitare di essere risucchiati dal vortice che essa, inabissandosi, creerà. Quarto, se trovate un pezzo di legno o qualsiasi altro oggetto che galleggi, aggrappatevi ad esso e cercate di mantenervi il più possibile fuori dall'acqua. E state il più lontano possibile dalla calca. Ma tutto qui. Ore 2 e 5 di notte. L'acqua ricopre la sezione di prua del ponte. Ore 2 e 7. Il comandante Smith si reca in sala radio per l'ultima volta e dà ordine ai telegrafisti di interrompere ogni attività e di mettersi in salvo. Mentre Bride prende i documenti, Phillips continua a inviare gli SOS. Il comandante fa ritorno sul ponte. In quello stesso momento, il progettista Thomas Andrews ferma l'orologio della sala fumatori. Anche il giornalista William Stead è lì e scrive i suoi ultimi appunti. Non so spiegare perché me ne stia qui a descrivere quello che è successo stanotte. Il mio destino è di affondare insieme al Titanic. Chissà che cosa ne sarà di questo diario. Però, quale ironia. La nave inaffondabile che cola a picco proprio durante il suo viaggio inaugurale, in una notte con una calma perfetta e in appena 1 ora e mezza. E questo sarebbe il simbolo del potere dell'uomo. Una sfida corazzata alla natura. Una nave che nulla teme, colossale, maestosa, invincibile, che avrebbe dovuto mostrarci la via verso un'era di sconfinata prosperità, di cui si diceva che non vi fosse forza al mondo in grado di ostacolarne il cammino. Ore 2 e 10. Cade il primo fumaiolo. Il ponte di comando viene sommerso. La poppa è sollevata in aria. Le luci sono ancora accese. Ore 2 e 13. Il corpo del Titanic affonda fino al livello del terzo fumaiolo. L'inclinazione dello scafo è di 40 gradi. Ore 2 e 15. La poppa del Titanic si innalza a 60 metri sull'acqua, con le eliche completamente in vista. Ore 2 e 17. Viene trasmesso l'ultimo SOS. Salta l'energia elettrica, le luci si spengono. Ore 2 e 18. Lo scafo della nave si spezza tra il terzo e il quarto fumaiolo. La sezione di prua affonda immediatamente. Quella di poppa si posiziona in verticale. Ore 2 e 20. La sezione di poppa del Titanic affonda completamente. Il relitto della regina degli oceani, il transatlantico più sicuro al mondo, si inabissa alla velocità di 20 nodi. Quasi 1000 persone si ritrovarono in acqua. In 625 aspettavano di essere soccorsi in scialuppe che erano in gran parte semivuote. Molti dei naufraghi muoiono lentamente di ipotermia. Il comandante Edward John Smith affonda insieme alla sua nave senza neppure tentare di mettersi in salvo. 4 dei 7 ufficiali sopravvissero: Herbert Pittman, Harold Lowe, Charles Lightoller e Joseph Boxall. Del personale medico si salvò solo Evelyn Marsden, infermiera dei passeggeri di prima classe. Il telegrafista Jack Phillips morì. Il suo collega Harold Bride riuscì a salvarsi a nuoto. Solo 1 dei 5 impiegati postali si salvò. Tutti e 10 i membri del gruppo di garanzia del cantiere navale Harland & Wolff, guidati dall'architetto Thomas Andrews, persero la vita.
Neppure gli 8 membri dell'orchestra di bordo si salvarono. Dei 300 tecnici imbarcati con varie mansioni, tra cui ingegneri, addetti alle caldaie, elettricisti, pompieri, fuochisti, idraulici, magazzinieri e facchini, solo 69 sopravvissero. Dei 500 addetti del personale di servizio, ne sopravvissero solo 29. I passeggeri John Astor IV, Benjamin Guggenheim, la coppia Strauss, il maggiore Archibald Butt e il giornalista William Stead morirono. Furono 1490 le persone che quella notte persero la vita, di cui 1332 uomini, 106 donne e 52 bambini. I tre quarti delle vittime erano passeggeri di terza classe e membri dell'equipaggio. Di chi fu la colpa? Se nella costruzione del Titanic non fossero stati usati rivetti in ferro, ma in acciaio, lo scafo della nave avrebbe retto alla collisione con l'iceberg. Se fosse stato dotato di un sistema di controallagamento, la nave probabilmente avrebbe potuto riprendere il normale assetto e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi. Se il telegrafista del Californian fosse andato a letto un'ora più tardi quella notte, avrebbe ricevuto il segnale di aiuto del Titanic e il Californian sarebbe potuto arrivare già dopo un'ora. Se il Titanic avesse avuto a bordo i razzi di segnalazione rossi, le vedette del Californian e del Samson avrebbero riconosciuto la richiesta di aiuto e due navi sarebbero arrivate sul luogo del naufragio. Se a bordo del Titanic ci fosse stato un numero sufficiente di scialuppe di salvataggio, tutti i passeggeri sarebbero stati fatti evacuare e se le scialuppe fossero state riempite, molta più gente si sarebbe salvata. Ore 2:30 di notte. 20 scialuppe andavano alla deriva, sia in gruppo che isolate, in un raggio di circa 8 chilometri, di notte, in mezzo a un oceano, la cui superficie era piatta come quella di uno stagno. Qualcuno notò che c'era un numero insolito di stelle cadenti quella notte. Altri ricordarono una leggenda secondo la quale, quando qualcuno sulla Terra muore, dal cielo cade giù una stella. Un'unica scialuppa, quella guidata dal quinto ufficiale Harold Lowe, fece ritorno nel luogo dove centinaia di naufraghi stavano morendo di ipotermia nell'acqua gelida e salvò diverse vite. Dopo brevi discussioni, nelle altre imbarcazioni fu deciso di non correre rischi. Cara mamma, non preoccuparti per me. La tua Florence è finalmente in salvo. Non riesco ancora a credere di essere sopravvissuta a questa notte. All'inizio era solo orrore, orrore insopportabile e gelido. Il buio, le grida, e io sapevo che laggiù il mio Dick stava affogando. Oh, mamma, ha sacrificato la sua vita. Si è comportato come un vero eroe, un cavaliere antico. Come ho potuto trattarlo in quel modo? Mi sentivo delusa. È stato davvero terribile doverlo perdere proprio quando l'amore era riesploso, con rinnovato vigore. Abbiamo atteso a lungo i soccorsi. Faceva freddo, talmente freddo che anche la paura era scemata. Eravamo inebetiti e aspettavamo solo che arrivasse la morte. Nella scialuppa numero 6, il fuochista Fred Barrett, estratto dalle acque, è talmente scosso da brividi di freddo che rischia di ricadere in mare. La milionaria Margaret Molly Brown si toglie la pelliccia di zibellino e gli avvolge le gambe, annodandogli le code di zibellino alle caviglie. Dopodiché organizza una squadra di donne ai remi. Nella scialuppa numero 4, dove l'acqua aveva già raggiunto i naufraghi ai polpacci, la signora Thayer continuò a remare insieme agli uomini per 5 ore. Remare, avrebbe detto poi, l'aveva aiutata a non pensare a suo marito e a suo figlio, rimasti a bordo della nave che affondava. Ignorava che suo figlio Jack, di 17 anni, si era gettato in mare ed era riuscito ad aggrapparsi a un canotto rovesciato insieme al telegrafista Bride e al primo ufficiale Lightoller. Nella scialuppa numero 8, la contessa di Rothes trascorse tutta la notte al timone,
Fu a lei che il marinaio Jones alla guida della scialuppa lo affidò perché la ritenne dotata di maggior coraggio e sangue freddo degli altri naufraghi. In seguito Jones tolse la targhetta di ottone con il numero 8 dalla scialuppa, la fece incorniciare e la inviò alla giovane contessa in segno di ammirazione. E la contessa continuò per molti anni a inviargli gli auguri in occasione del Natale. Al mattino ero oppressa da un pesante torpore. Cercavo di remare, ma non ci riuscivo. Volevo disperatamente dormire. All'improvviso qualcuno ha gridato: «Una nave! Vedo delle luci all'orizzonte che si muovono!» Il piroscafo Carpazia arrivò sul luogo del naufragio alle 4:30 di mattina. A quell'ora erano sopravvissute poco più di 700 persone. Il turno di guardia del mattino sul Californian era cambiato alle 5:30. Il secondo ufficiale, Stone, riferì al primo ufficiale che lo aveva sostituito di una strana nave che aveva lanciato in aria razzi bianchi e poi si era allontanata. Il primo ufficiale svegliò il telegrafista Evans e gli chiese di controllare gli ultimi messaggi per cercare di chiarire la strana storia dei razzi. A Evans furono sufficienti 2 minuti per rendersi conto di ciò che era accaduto quella notte. Il comandante Lord diede immediatamente ordine di avviare i motori e far rotta verso l'area in cui era affondato il Titanic. Alle 8:30 il Californian giunse sul luogo della tragedia. Non c'era più nessuno da salvare. In seguito, il comandante Lord venne accusato di non aver prestato soccorso alla nave che affondava. Andò in pensione in quello stesso anno e per il resto della vita continuò a lottare per riscattare la sua reputazione. È tutto finito e ti sto scrivendo mentre sono a bordo del piroscafo Carpazia che ci ha tratto in salvo. Sono le 9 del mattino e siamo in rotta per New York. Ti spedirò questa lettera non appena arriveremo. Spero che la riceverai tempestivamente. I giornali potrebbero pubblicare di tutto. Un breve telegramma arrivato a New York la notte del 14 aprile e trasmesso dall'Associated Press di Cape Race diceva: richiesta di aiuto proveniente dal Titanic. Si parla di una collisione con un iceberg ed è richiesto aiuto immediato. Un altro telegramma diceva: il Titanic sta affondando da prua. Sono state calate in mare scialuppe con donne e bambini. Il New York Herald al mattino titolò: la nuova nave, il Titanic, si scontra con un iceberg e richiede aiuto. Altre navi accorrono in soccorso. E sul New York Times si lesse: affonda il Titanic, le donne fatte evacuare nelle scialuppe. Gli faceva eco il The Evening Sun: tratti tutti in salvo i passeggeri del Titanic. Harold Bride, il giovane telegrafista del Titanic, venne tratto in salvo con entrambi i piedi congelati. Nonostante ciò, trovò la forza di recarsi subito nella cabina radio del Carpazia per inviare il seguente messaggio: il Titanic si è inabissato, 1500 le vittime. Per tutto il tragitto fino a New York, Bride e il telegrafista del Carpazia si alternarono al telegrafo per comunicare i nomi dei sopravvissuti. In seguito, la Marconi Company avrebbe omaggiato Harold Bride con un orologio d'oro con la seguente dedica: con riconoscenza per il coraggio mostrato nell'adempiere al suo dovere. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, Bride fece ritorno nel Regno Unito. Diversi anni più tardi, avrebbe conosciuto la sua futura moglie grazie a una vecchia pubblicazione sul Titanic. Mamma, non ci crederesti. Mentre stavo scrivendo questa lettera, ho saputo che Dick è vivo. È stato lui stesso a trovarmi e quasi svenivo dalla gioia. Mi ha detto di essere saltato giù da poppa e di essersi allontanato a nuoto dalla nave. Crede di essere riuscito a sopravvivere grazie ai consigli di un nostro amico conosciuto a bordo, il signor William Stead, che sembrerebbe annegato. Il suo nome, infatti, non compare nella lista dei sopravvissuti. Fu Margaret Molly Brown che iniziò a redigere l'elenco dei sopravvissuti quando era ancora a bordo del Carpazia
Grazie alla sua conoscenza di diverse lingue, poteva facilmente comunicare con i passeggeri di terza classe che non conoscevano l'inglese. Fu per suo tramite che molte persone appresero che i loro parenti non erano tra le vittime del naufragio. Quasi subito, inoltre, avviò una raccolta di fondi per coloro che nel naufragio avevano perso ogni cosa. Quando il Carpazia giunse a New York, la signora Brown aveva già raccolto circa $10,000. Fu sempre lei che in seguito istituì il Comitato dei Sopravvissuti del Titanic e consegnò al comandante del Carpazia, Arthur Rostron, una coppa d'argento. Com'è venuta lunga questa lettera? Arriveremo a New York domani, ma chissà quanto ancora ci vorrà per arrivare a Boston. So di averti inviato uno stupido telegramma in cui dicevo di voler lasciare Dick. Dimenticalo, mamma. Mio marito è l'uomo migliore del mondo. Lo amo profondamente e non mi separerò mai da lui. Il Carpazia arrivò a New York la sera del 18 aprile. Ad attenderlo era una folla di curiosi, circa 30.000 persone. La nave fece il suo ingresso in porto scortata da due rimorchiatori pieni di giornalisti. Le scialuppe del Titanic, recuperate dal Carpazia, vennero portate al molo della White Star Line. Già dalla mattina del giorno seguente, gli operai iniziarono a raschiare via la funesta scritta Titanic. Poi ebbe inizio una serie infinita di indagini legali. Sensazionali titoli nelle prime pagine dei giornali. E ovunque fu un fiorire di souvenir di ogni genere. I souvenir dedicati al naufragio della nave superarono di gran lunga quelli prodotti e venduti in occasione del suo sfarzoso varo. E ancora oggi, il Titanic, il cui viaggio nell'oceano durò solamente 4 giorni, 17 ore e 30 minuti, rimane per tutti la nave più famosa del mondo. Da allora sono trascorsi un centinaio di anni. Molte cose sembrano essere cambiate. Abbiamo i voli transatlantici, le esplorazioni dello spazio, l'energia nucleare, i telefoni satellitari, gli ecoscandagli, il monitoraggio degli iceberg, una rete di soccorsi. Ma come in passato, continuiamo a impegnarci per conquistare sempre maggiori prosperità, comodità e sicurezza. E ancora oggi ci ritroviamo senza difese di fronte a particolari eventi, terremoti, tsunami, tifoni, banchi di ghiaccio o un semplice scoglio nel Mediterraneo, con il loro inevitabile strascico. Di chi è la colpa? Nel frattempo, quel che resta dell'inaffondabile Titanic, uno dei maggiori simboli della potenza dell'uomo, una sfida corazzata alla natura, riposa nelle profondità dell'Oceano Atlantico.